Benvenuti alla parte 4 del video, 17 settembre. Arriva una versione black di me che uccide Good Game. Divido il corpo dal sistema nervoso, gli organi e il sistema osseo e lo faccio soffrire. Poi lo distruggo, lo cancello dall'esistenza. Mi fischierò le orecchie, quindi mi stanno parlando dietro. 7 A, B, C, D, E, F, G. Good game, cosa stai facendo? Ah, versione black di me uccide la persona, io lo mando a fanculo in modo diverso, uso la sua, distruggo la sua intera esistenza per riportare in vita l'altra persona, ma per riportarla in vita c'è una cosa molto strana da fare. Ah, non uccide solo Gigi, uccide anche Alfabeto e chi era l'altro? Globe di Adventure Time, ecco. Ripristino il loro corpo, ma l'altra persona per qualche motivo, ah, è una donna ovviamente, quindi il mio cervello sembra proprio un coglione, perché sta cosa mi può far bannare da tutti i social. Sia al fantasma che alla persona. Non faccio gesti. Che alla persona. Al cadavere. Quindi. Porco Dio. Cervello di merda, eh? Nella parte bannabile, mi sa di sì. La parte bannabile l'ho detta, quindi non la dico più. Perché ritorna in vita e. Solo un gesto molto brutto da fare. Esattamente. Il 18 settembre c'è l'amico che arriva dalla finestra aperta, la persona di Golden Experience, che non mi ricordo che nome gli ho dato, diamogli una F, non c'è caso, F, F in chat. Qualche modo è riuscito a ritrovare le schegge delle frecce, sono sei schegge di sei frecce diverse, quindi io le unisco e mi colpisco per risvegliare i miei poteri e combatto Maria Sofia di nuovo per qualche motivo, per vendicarsi, credo si voglia. E il combattimento finisce, credo. Finisce come vincente contro Maria Sofia, ovviamente, che diventa alleata dopo questo, credo. Poi 18 settembre, versione B. Non sono più a scuola, sono in una palestra che sto combattendo contro dei cecchini assassini, mutanti e scimmia. Adesso parliamo del 19 settembre, versione A. 19 settembre, versione A. Sconfiggo un sicario con dei lanciarazzi. Ah, questo sogno insieme all'altro. Che è di ieri, è di stamattina. Uccido un sicario che ha un lanciarazzi e unisco le linee temporali di nuovo. C'è un combattimento con le altre versioni di me dal multiverso nel reame degli dèi con l'aiuto di chi era che mi aiutano a fare un combattimento fighissimo. Vabbè, combattimento più contro tutte le infinite versioni di me stesso. C'è l'attacco finale con in pratica Gogeta e Vegito, che non sono Gogeta e Vegito, ma sono due persone, quattro persone. Che fanno uno a Kamehameha e fanno Flash, uno a Kamehameha e Carly che viene, e fa pshh, di qua sono i due BTS, credo siano, sì, che fanno uno il... Cazzo, guarda. Che fanno uno la supernova e uno una sfera letale della distruzione, perché poi c'è Maria Sofia che fa un Makango Sappo, e io che sto facendo Big Bang Attack vengo attaccato da qualcuno, quindi G Good Game prende e fa Big Bang Attack, e distrugge tutto il resto, ma... Questo nemico è ancora in piedi, quindi io, mentre teletrasporto tutti, li teletrasporto tutti, a parte Good Game, che viene ucciso da... Questa persona che ancora non so chi sia, ma credo sia quello di Task Acto 4, anche se è morto. Sarà reincarnato anche lui. Guarda che bel cappello! Si è reincarnato anche lui per qualche motivo. Boh, sblocco il 1000% del mio potere. Tipo una cosa molto alla Mob Kun, questo è. Lo uccido in modo bruttissimo, che non posso dire. Sto per distruggere la realtà. A causa del troppo potere, sto distruggendo la realtà in modo di distruggerla. Mi aiuta a controllarmi, non so per quale motivo. Sarà una psicologa in realtà. Lei mi dice qualcosa che non mi ricordo cos'è, tipo boh, il potere, le responsabilità, rituale di risurrezione. Riesce a controllare il potere, quindi l'infinito per cento del mio potere, cosa incredibilissima. Mentre queste percentuali le vedo a schermo nella mia testa. Quindi riporto in vita Good Game. E il sogno credo finisca qui. Sì, perché non ho sognato nient'altro. Per fortuna, grazie a quel addio. Scusate, è esplosa la registrazione perché in pratica è crashato il video, quindi cosa stavo dicendo? Che ah, il sogno è finito, non ne ho fatti altri, se ne farò altri perché 2 mesi di sogno, devi raccontarli in qualche modo. Adesso guarderò la fotocamera sperando di non sbagliare. Vi lascio con il signor Huizenbo. Ciao.